Siamo qui con Barbara Scerbo, un'ex studentessa del liceo scientifico, adesso iscritta alla Scuola Romana di Fotografia. E come nasce la passione per la fotografia? Allora, la passione per la fotografia mi è nata vedendo delle foto di una collega di mia madre che era andata a fare un viaggio avventura in India e aveva riportato comunque queste foto che, pur non essendo delle foto professionali o comunque che seguivano una tecnica ben precisa, mi erano molto piaciute e quindi da lì mio padre mi ha regalato una piccola Colpix della Nikon. Piano piano, facendo anche delle foto, mi sono accorta che mi piaceva abbastanza e anche gli altri apprezzavano i miei lavori e quindi ho cambiato completamente direzione e ho deciso di continuare su questa strada. E quindi hai deciso di dedicarti alla fotografia? Sì, completamente. Anche gli studi dopo il liceo hanno cambiato direzione. Dovevo andare inizialmente a frequentare la facoltà di veterinaria. Però abbiamo cambiato completamente, ora infatti frequento un'accademia di fotografia a Roma che è appunto la Scuola Romana di Fotografia. E pensi di trasformare questa passione in una professione un giorno? Allora, questo sì, diciamo che vorrei poter lavorare in quest'ambito. Il problema è che comunque adesso anche con l'introduzione di questi nuovi telefoni la cosa che dicono un po' tutti che la fotografia è più coltivata come passione che come mestiere in questo periodo, però comunque anche a scuola stessa questa cosa è, diciamo, una sorta di preavviso che ci danno. Nonostante ciò noi continuiamo. Loro dicono che bisogna essere sia talentuosi che rompiscatole, quindi così si può magari riuscire a fare della fotografia il proprio mestiere, la propria attività. C'è uno stile fotografico particolare a cui tu ti ispiri? Allora, in particolar modo io vorrei poter fare reportage o fotografia naturalistica. Attualmente non posso farlo perché comunque mi sto dedicando più al ritratto, allo still life, quindi alla natura morta, e questa è una cosa che vorrei iniziare a coltivare magari dopo averla studiata a scuola. Inizieremo dal prossimo anno a fare questo. In ogni caso vorrei puntare su queste due su questi due rami della fotografia. E tra le tue raccolte ce n'è una in particolar modo che si intitola Illusion, e, diciamo, tratta il tema della realtà e dell'illusione. Ce ne parli? Sì, allora, questo è stato un progetto che comunque è nato un po' per caso. Non è un progetto proprio originale che non è mai stato visto, è già una tecnica utilizzata. Io comunque in ogni caso avevo pensato di mettermi alla prova e un attimino vedere se riuscivo a realizzare queste foto che sono un misto tra la fotografia e anche un po' di post-produzione con Photoshop e quindi realizzare queste foto particolari. E inoltre l'obiettivo era anche valorizzare la città, infatti ci sono dietro a questi quadri anche delle foto del centro storico, della villa comunale e le ragazze che hanno partecipato non erano solo di Caltagirone ma anche dei paesini limitrofi e quindi anche per un attimino unire queste realtà un po' diverse. In ogni caso gioca appunto su questa duplice realtà che può essere la realtà normale che nel paesaggio la ragazza stessa e poi questa cornice attraverso il quale si vede il paesaggio retrostante alla ragazza, non si riprende il suo corpo o quello che ci si aspetta o non c'è un quadro, c'è proprio questo gioco di illusioni che svia un attimino, comunque porta colui che osserva a riguardare la foto più volte. E il 18 novembre noi potremo, diciamo, assistere all'esposizione dei tuoi lavori. Quali lavori? Proprio di questo, cioè, che riguardano il tema dell'illusione o d'altri? No, purtroppo riguardano la realtà perché è stato un progetto realizzato l'anno scorso insieme a delle ragazze del ormai ex alunne del linguistico che praticamente mi avevano coinvolto in questo progetto chiedendomi di realizzare delle foto contro il femminicidio, che purtroppo è una realtà e non è un'illusione, e quindi questa mostra finalmente è andata in porto e giorno 18 verrà appunto esposta al Politeama dalle 9 del mattino alle 9 di sera, dove ci saranno queste ragazze che sono state truccate anche da una loro compagna abbastanza brava e a cui io ho partecipato facendo le fotografie.